Su Col Colle, la discarica della discordia, si cambia di nuovo rotta. Forse pericolo scampato per Villa Adriana, patrimonio dell'UNESCO che da Col Colle dista solo 800 metri in linea d'aria. La rinuncia ormai quasi certa del governo a Col Colle arriva dopo una sollevazione popolare. Cittadini, studiosi, ambientalisti, tutti alliviti e infuriati per l'annunciato scempio. E dopo una lotta, colpi di critiche del ministro dell'ambiente Clini e di minacciate dimissioni, quelle del ministro dei beni culturali Ornaghi. Le dimissioni vere arrivano questa mattina, sono quelle del prefetto di Roma e commissario per l'emergenza rifiuti Giuseppe Pecoraro. Era lui che aveva indicato la cava di Col Colle per rimpiazzare la discarica ormai satura di Malagrotta. Certo è che il problema rifiuti per Roma continua e la patata bollente ora passa al prefetto appena nominato Goffredo Sottile. Dovrà cercare al più presto un posto per l'immondizia della capitale. Soluzione rimandata, resta un rompicapo. Ma intanto i comitati festeggiano e si godono per ora la meritata vittoria di Villa Adriana.